Eccoci qua, buon pomeriggio. Ho salutato i ragazzi, ho cercato di impostare vagamente la nostra grafica proprio perché attualmente stavo lavorando, e sarà anche quella che utilizzerò per i talk show con il grafico, a quella che sarà una grafica secondaria utilizzata con una cornice, visto che nella nuova la cornice non c'è grazie appunto alla qualità video e a quello che è effettivamente lo streaming avanzato. Comunque ci tengo a dare anche un'opzione per quanto concerne giochi come questo. Per esempio, Deltarune è 4 terzi e quindi era perfetto avere un riquadro che purtroppo non è stato consegnato in tempo, ma ci stiamo lavorando e arriverà. Per il resto, abbiamo raffazzonato qualcosa di magari non bellissimo, però comunque funzionale. Ho intenzione di disattivare la chat, non ho idea della durata, vi spiego qual è stata la mia esperienza con Deltarune. Deltarune è uscito il giorno, meglio, la luce del sole prima dell'alba della notte in cui sarei partito per la BlizzCon. Quindi, avendo seguito Twitter, Toby Fox, quello che stava facendo con quel giochino meraviglioso che io apprezzo tantissimo nei confronti dell'interazione tra un pubblico e un autore, cosa che ha fatto anche per esempio Kojima più volte durante The Phantom Pain, eccetera, lui lo ha portato a un livello successivo, cosa che apprezzo profondamente in maniera quasi, quasi erotica, potremmo dire. Però, quando è uscito il software Deltarune, il Survey, il programma di sondaggio, no? Di in qualche modo controllo su internet, io l'ho immediatamente fatto partire perché pensavo non fosse un videogioco, io pensavo che fosse una sorta di esperienza interattiva di 5 minuti che avrebbe portato a una sorta di annuncio, a una rivelazione, a una foxata, una tobiata. E invece è cominciato un gioco. A quel punto ho interrotto, quindi il prologo lo conosco, ma fondamentalmente, per quanto io quindi la chiami semi-blind run, ma non è semi come può essere una riscoperta, perché da un certo punto in poi io mi ritroverò assolutamente in blind. Quindi annunciamo su Telegram che sono in diretta, anzi facciamo una cosa bella in qualche modo da condividere, ossia apro Telegram e facciamo una fotina allo schermo. Che tra l'altro sembra quasi divino perché i riflessi di luce sono fortissimi. Live. Questo è un ricordo che mi farà piacere avere all'interno di quella che è l'esperienza in diretta con voi. E via, pronti. Ci siamo. E quindi, ragazzi, ora come ora, la chat saluta Telegram. Cancellerò dallo schermo la chat, qualcosa che in qualche modo io ancora soffro nei confronti di Undertale, perché quando mi rivedo quelle parti io non posso sapere cosa dicevate. Conoscendo la community di Undertale, specialmente nei confronti delle blindrun, forse ho fatto anche bene, ma al di là delle fecce, sarebbe stato veramente bellissimo sapere cosa dicevate in certi momenti. Non potrò fare questo adesso, non ho la più pallida idea di cosa sto per giocare, perché fondamentalmente appena ho visto che era un software, ho non immediatamente chiuso perché pensavo fosse una cosa breve, quindi più o meno 10 minuti di gameplay li ho fatti, forse anche 20, una ventina di minuti li conosco, cioè chissà sa, io ho visto quella scena, quell'inizio, però poi ho detto ma quanto dura? Ma quanto dura? Ma com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile? Va bene, a questo punto purtroppo che fastidio la partenza, però che figata, vado alla BlizzCon, andiamo, Alt F4 e ho cancellato il salvataggio. Quindi va bene. Per il resto andiamo. Cancello la chat dallo schermo perché leggo che stanno già spoilerando. Io mi chiedo, ma non importa. Non parliamone. E via. E via. Ma se io premo Alt invio. È andato full screen, ma è sempre 4 terzi? No, ora è 16 noni, ma avrà sicuramente le bande nere. Vabbè, più comodo per me da centrare. Perfetto. Ok. Non è garantito che io lo finisca oggi. Mi è stato anche mandato un avviso o due nei confronti del fatto che, giustamente, non facendo io le cose in fretta e parlando molto con voi, anche se non c'è la chat, potrebbe succedere che io non riesca a completare l'avventura e che non devo impuntarmi nel farlo. Cosa che sarebbe successa probabilmente se non fossi stato avvisato, ma se mi impunto potrei rovinarmi l'esperienza oppure finire in orari in cui devo effettivamente lavorare anche all'effigie su cui sto producendo. Sto preparando la pubblicazione. Allora, estrazione
Essendo però lo schermo vuoto, posso permettermi di essere un pochino più... Vediamo se invado il campo. Ok. Mi dispiace non potervi dare un'espressione blind qui. O comunque, sapete, non mi metto a farla finta, ma io non so questo cosa significa comunque. L'anima. Excellent. Questa è la possibile che sia la voce che ha... Truly. Excellent. Non tradurrò i dialoghi. Rovinerei completamente il ritmo. Stavolta decido io... Quello che so che decidereste per me. We may begin. Possibile che questa entità sia la stessa che ha parlato a noi durante la genocide? Prima di tutto devi creare un vascello, però vedo che... Abbiamo alcune notifiche su Windows, non devono esserci. Alzo un po'. No, il volume del microfono è alto, ok. Tanto ho i moderatori nel caso. Maniche corte, maniche lunghe, maniche corte. La massa, la zip. Questo è il tuo corpo. La curiosità di sapere cosa accadrebbe se io dicessi di no. È solo un ritorno? Excellent. Hai creato una forma magnifica. Cioè, tradurrò ogni tanto qualcosa, ma non mi fermerò con ogni dialogo. Anche perché il coinvolgimento purtroppo, vabbè, lo sapete, sarebbe purtroppo troppo logorroico, troppo dilatato, diluito. Qual è il suo tipo di cibo favorito? Preferito? Pain. Salti. CD? Per favore, dagli un dono. Gentilezza, mente, ambizione, coraggio, voce. Ambizione. Cosa senti nei confronti della tua creazione? Non ti sentirà. A dire il vero sì. Ok, Your own name.
atmosfera però riesce a mettere? Qualcosa di gratuito di questo tipo, ma ne parleremo dopo, non è un'effigie. Le tue risposte. Grazie per le tue risposte, il tuo tempo, la tua meravigliosa creatura. Ok, allora. Undertale. Non posso mettermi a parlare di Undertale. Non la finiamo mai. Non la finiamo questa cosa. Chris. Che però non è un anagramma di nulla, per quanto ricordi Frisk. Lei è. Toriel? Ha una. Ha del trucco o comunque un tatuaggio. Per quanto ovviamente la loro sprite sia. Beh. Vi posso dire però. Ah, sono degli occhiali! Sono degli occhiali! Sono degli occhiali! Sono degli occhiali. Viola. E invece questa è l'ombra, penso, dei capelli. Ovviamente non è il corpo, i capelli. E la maglia che abbiamo scoperto, che abbiamo scelto prima, non è Maiku. E c'è il sole fuori e deve andare a scuola. Vi posso dire quello che prima di chiudere io ho pensato. Quello che ho pensato è, ci troviamo in uno strano futuro? Questo è un titolo fatto per chi ha giocato Undertale. È costruito ed è una delle cose che più amo in assoluto, no? È il motivo per il quale l'anima della sfida è fatta perché ha visto l'anima oscura e così via. Cioè, il sapere che questo è un prodotto costruito, scritto, elaborato e pubblicato per chi conosce Undertale, per chi ha vissuto quell'esperienza, per chi conosce il mondo dell'underground. E quindi la tua mente, la tua empatia, le tue interpretazioni cambiano completamente. Non stai provando un'avventura di Toby Fox, stai provando un esperimento, comunque un capitolo iniziale, chapter one, di un suo prodotto, di un suo progetto post-Undertale legato a. Anche se a distanza. Non sembra molto a distanza. Queste non sono citazioni autoriali. La runa ad Elta è qualcosa che rappresenta il regno dell'underground, lo sappiamo. Viene specificato più volte, per esempio. Il mercante tartaruga ti parla della runa ad Elta, è il simbolo del regno dell'underground, del sottosuolo. E ho pensato inizialmente, è possibile che questo sia uno strano futuro o un'altra dimensione, cioè un futuro nel quale tramite la Pacifist sei riuscito a salvare i mostri e si sono integrati con dei bambini, cioè si sono integrati con il popolo umano e ora possono interagire. Non lo so, vediamo un po'. No, vabbè, non impone. No, vabbè. È ovviamente fatto apposta, però no. Non ci si deve pensare. Sta. Oh, molto. Ah, ok, looks like it's thin. Ok, quindi sembra che ha visto qualche bottarella. Però, quindi non è soltanto analitico. Cioè, non è soltanto una descrizione apersonale. Forse sì. Sì, non. Non sono neanche pensieri, è soltanto cosa stai controllando. Ci sono dei CD classici, jazz, religiosca. Quanto è classica questa cosa? Quanti di noi avevano una console con un controller knock-off? Ok. Tear. Uno strappo. Non. E non posso vedere i. No. Un cactus gigante. Non c'è molto da dire. Beh. Ok. Molti libri. E Toriel. È Toriel, ma cos'è? Non so se siete avvezzi alla narrativa in Star Trek. Siamo oltre lo specchio, cioè, capite cosa voglio dire? Tales of the Nails, a storybook.
Le lumache non hanno le code. E scientific refutation. Gerson Boom. Non mi è familiare il nome. La cucina. Ci sono dei pastelli. Non c'è il verde. E le loro etichette sono ormai sbiadite. Sei semplicemente tu. La porta è chiusa. Questo non è il genere di cose in cui avere la chat aiuta. Per niente. Sarebbe nociva in maniera terribile, indipendentemente da quanto meravigliosi siate, ragazzi, ora in questo momento che non posso leggervi. Il bagno. Ok, problemi di igiene forse. It's a toilet. No. It's good to conserve water. Oh, ok, c'è un piccolo shampoo a flavor di mela e un gigantesco, una tanica enorme di shampoo per animale. Certo, quello piccolo è per me e quello gigantesco è per Toriel. Queste idee incredibili. Cosa? Beh, sì, è ovvio che. È ovvio che. Si sta parlando di una forma di comunque convivenza totale. Beh, è normale. Anche solo lavandosi le mani. Sei tu, tua madre e tuo fratello. Cazzo, però non mi puoi sapere. Chi è mia madre? È Toriel. Madre in che senso? It's a Cheriel. It's Cheriel. Oddio. Madonna. Sediarel. Ok, va bene. Ha un nome. Perfetto. È la televisione. Non è neanche più attaccata. Asriel. È più grande di noi. Ho i brividi. C'era un frog. Cosa? La Librarby. Ma è una città di mostri. In superficie. Ecco, la scuola ha il simbolo delta sul. Che coglione che sono. Oh, cielo. Che sensibilità ha questo ragazzo. Gerson era il nome della tartaruga in Undertale, quella vestita da archeologo. Ah, ok, quello che. Grazie, moderatore, che avrà preso anche dalla chat. Grazie perché era colui il quale al quale mi riferivo prima per quanto riguarda la spiegazione della Deltarune. Vedete, non mi ricordavo il nome. Grazie. Oh, cielo. Allora, senza che io mi coinvolga e basta. Quella è chiaramente. Quella in alto a destra. Sappiamo. Non posso staccarla. Ma perché no, Mike? Sei in diretta, che ti frega? Poi aggiusti. Credo che sappiamo chi è seduto lì, vero? Ok, io qua ho fatto danni, ovviamente, perché sono un birla. Oh no, fermo, fermo, fermo. Ok. No, stai fermo. Lo sapevo che c'era un co. Ci sarebbe stato un costo. Ok. Ci siamo? Ci siamo. Ok. Alphys. Undyne. A me questo dà l'idea non è il futuro, è un universo parallelo, è un'altra cosa, è completamente un altro universo. Potrebbe anche essere in realtà slegato da Undertale, è semplicemente qualcosa che ti farà accendere
attivare qualche tipo di ragionamento, collegamento o astrazione, no? Una volta che lo hai finito grazie alla tua esperienza con Undertale. Perché questo non è lo stesso, non è la stessa linea temporale. Non è lo stesso universo. Siamo onesti, io non pensavo avrei visto qualcosa di nuovo con questi sprite così. Non in questo modo, tra l'altro, e specialmente con questi suoni che mi ricordano, cioè, con questi sprite e questi suoni, perché mi ricordano profondamente Undertale in quanto sono gli stessi. L'autore si è messo non a lavorare, ha sempre lavorato ininterrottamente a mano da quando è uscito il suo primo progetto, che lo ha reso comunque milionario, il che lo rende un autore, un creativo di cuore, di vero cuore, qualcosa che oggigiorno a livello aziendale ne parliamo dopo. Ok, abbiamo una di quelle di quegli esperimenti scolastici in cui ci sono da fare coppie. Beh, li riconosco quasi tutti. Abbiamo il bambino, Tammy, il gufo, l'alce. O il cervo? Il serpente non lo conosco. Il gattone grasso penso che sia. È un gattone? Sei un gatto? Sì, ma non la conosciamo. Ok, bel rifiuto, grazie. Hey, Chris! Snowy, stiamo scherzando. Il. È quello che penso io, Snowy. Partner? Dai, dai, Tammy! Crisp! Oh, Versorz. Tam already have partner. Oddio, che orrore! Che cos'è? Oh. No! Lo studente provetto antipaticissimo! You need a partner? Sorry. Guardate come ha animato. Animato, come ha disegnato lo sprite. Sei orribile. Oh no, l'hai fatto tu. Questa verrà bullata fino alla morte. Come tutte le persone di buon cuore. Ok, I'll ask. Aborto! Parlando di bulli, hi, Susie. Riesci a vedere esattamente l'iconografia che ha voluto ricreare? Le lentiggini. Am I late?
Amalfis, che sottona. Ai ai ai, ragazzi. Qui vediamo un rapporto insano. È più o meno quello che c'è ogni giorno oggi nella scuola. Però è molto più grande degli altri, no? Quindi abbiamo a che fare con un personaggio. Problemi familiari. In realtà, probabilmente non è una persona cattiva, ma è aggressiva. Cioè, insomma, penso che voglia ricreare o comunque far parte di un cliché, nonostante il fatto che in realtà dietro ci sarà qualcosa di un pochino più complesso, perché tutti questi personaggi sono cliché, ognuno più o meno lo rappresenta, compresa Alphys. Noi, al di là dell'essere il Silent Hero, noi e Susie sono apparentemente. Adesso vediamo un po'. Ok. Cioè, siamo arrivati in ritardo entrambi, però nulla vieta di scoprire che poi alla fine Toriel sia buonissima, ma contemporaneamente vittima di una mancanza di consapevolezza per il troppo amore. Magari siamo anche noi delle persone un po' sgradevoli, anche se non siamo stati minimamente trattati male, anzi, siamo stati quasi presi in giro dal nostro uccellino, no? Quanto è quotidiano? Questa è la terza volta che è sparito. Eh sì. Cavolo. Please. Ok. Ah, proprio. Vabbè, giustamente docente, no? Sì, va, perché potresti. Va, vai, vai, grazie, grazie. Dio santo. Chris? Computer's wallpaper is a rotating slideshow of natural images. Già. Sono cambiati i dialoghi? Ah. Addio, fa così paura, eh? Susie? Come don't die? Ma che? Ma che bestie? Vabbè, perché sono ragazzi, no? Sembra, cioè, fare una passeggiata verso l'ufficio con lei deve essere spaventoso. Lo capisco e come. It's not that bad. You'll probably survive, Susie. Ah, aspetta, come? You suck, you lose. Ok. Mi state facendo preoccupare. Ok. Temi? Ah. Sono pronto a fare omertà. No. Perché mangi i gessi, Susie?
Oh, bella, mazza che animazione di qualità. Ok, ci ho comunque facilmente preso, ovviamente non era complesso. È quel tipo di personaggio, in realtà è chiaramente pregna di irritazione, odio, lo sfoga sugli altri. È il classico bullo, in realtà. Però è ovviamente un Ouroboro, no? Sì, è un serpente che si mangia la coda, perché probabilmente. Merda. Ok, è molto interessante che Toby si sia messo ad analizzare o comunque affrontare una cosa in realtà delicata. È bello. Non ho risposto! Non ho risposto, mi ha. Fantastico. Fantastico. Ah, beh, certo, perché sto zitto, sono un freak. Locker is locked. Questo è il serpente? Jockington memorabilia. Vengo bastonato brutto. Che paura, lo sapevo. Nah, I wouldn't, eh? Chris, ci sei o ci fai? La frecciata alla mamma. Inquietante. Che cosa? Eh beh sì! Esatto, ma. Oh! Ma non mi dire. Ma è un corridoio, che cos'è? Cosa sono? Quanto è grande? Già. Ok, si può tornare indietro, ok.
Il nostro personaggio è completamente passivo, cioè proprio Ragdoll. Che cosa? Vabbè, la production value è molto più alta di Undertale. Porca miseria. Chi siamo? Il moderatore mi fa notare che alcuni hanno giusta sacra difficoltà. Io purtroppo sono troppo abituato tra i vecchi fansub e tutto ciò che è la lettura dei sottotitoli e appunto dei testi sono un po' troppo veloce. Perdonatemi, leggerò un po' più lento, promesso. Grazie. Prego. Però chi siamo? Cioè non... È identico a capigliatura e ombra, bocca. Ma l'abito è diverso. Ma... È un trope narrativo che conosciamo, no? L'isekai, tipo. Tipo isekai questo. Isekai è il dal mondo reale andare in un mondo fantastico. Molti shonen, manga, merda. Di qualità merda finiscono in questo insieme. Però è come se... Susie e Chris si fossero fusi. La serie cos'è reale e cos'è non lo è? Non voglio fasciarmi la testa troppo presto. Ma perché siamo da soli? Siamo caduti insieme. Che bello. Questi sono i poteri del videogioco. Un film suscita cose diverse. Ma questa è propria del videogioco. Ok. Qualcosa mi dice che non ha niente a che fare con ciò che sappiamo, vero? Grazie. The light only you can see. È un'atmosfera molto meno solare, molto più oscura di Undertale. Oh. Silent Hill 2? Oh cielo! È cambiato completamente. Addirittura animato. Chris. Config, Master Volume Controls, Simplify VFX, Full Screen, Auto Run. Si può correre. Power. Level 1 Human. Il corpo contiene un'anima umana. Ho i brividi, è un level up in tutto rispetto ad Undertale.
Si vede l'amore che ha Fox per i GDR, per i JRPG. È un JRPG avanzato. Il cuore si muove, è rosso, quindi si muove nelle assi cardinali, ma solo sinistra e destra? Non su e giù? Footblade. Item. Glow Shard. Shimmering Shard. Its use is unknown. È vero, mi dicono shift. Questo è uno spoiler, però. O meglio, non. Mi sembra strano che non ti sia mai stato detto come si corre. Si correva allo stesso modo in Undertale e io non lo ricordo, può essere, eh? Ci picchia quanto. No, no, ma no. In realtà sembra quasi rompere l'atmosfera ora. Wow! Ma che idea geniale! Che evoluzione! You bathed your body in the light. Più lento, avete ragione. Ah, i puzzle. In questa terra, solo gli occhi accecati dall'oscurità possono vedere la via. Ok. Papyrus sapeva fare di meglio. Solo gli occhi accecati dall'oscurità possono vedere la via. E noi abbiamo una luce dentro, l'anima umana? Un'ombra. C'è qualcuno che ci sta seguendo. Anzi, no, al contrario, c'è qualcuno che ci sta. Ma allora esiste! E ci riconosce come Chris. Ma anche lei ha. Ok, quindi è. Deltarune è un Isekai, perfetto. Anche tu hai un bellissimo costume fantasy. Ah. Ah. Sì. Sì, la memoria, come in Final Fantasy 8. Adoro. Adoro. So che Fox sapeva l'avremmo fatto. No. Ehi, posso correre? Posso correre? Ehi! Susie! Ma che posto è? Chi sta salutandoci? Wow, quell'espressione. Io lo so che Fox ha preso quell'espressione da Final Fantasy 6. Ti ho beccato, Toby. Ti ho beccato. Il tuo amore per il genere e per il videogioco è troppo acuto per fregarmi. Porca puttana, ma. Bella la melodia. Che sta succedendo?
questo software era scaricabile gratuitamente, come è molto più complesso di quanto mi sarei mai potuto aspettare io. No, Susi, no. Sì, ma eravamo nella scuola, Susi. Sembra, guardate, tutto di... Cosa? Sono insegne? Sì, sono le insegne dei JRPG. Cos'è? Un'onda di energia. Davanti a te un castello si staglia sotto una città vuota. Dinanzi, una città vuota. Esatto, un geyser nero emerge da lui, perforando infinitamente verso il cielo. Il potere di questo luogo brilla dentro di te. Castle Capisci, Susie? Mio love interest. Welcome, heroes. Heroes? È un isekai davvero! It's dangerous to go alone. Take this. Oh, cominciamo con le evidenziazioni a colore. I am the prince of this kingdom. Non fate battute. Non fate battute. Non fate altre battute. Addirittura. No. Quello è lo sprite d'ombra che abbiamo visto prima, lo riconosco, la testa... Principe, a me mi sembra una cazzata questa. Cioè, eppure.
Quindi noi siamo un principe della luce, in realtà, o comunque un'entità di luce, un essere umano. Quindi questo non è un mondo finito a causa dell'oscurità, questo è il lato oscuro, cioè è... Ok. Prego. Ok. Ma di che cazzo stai parlando? Eravamo a scuola un momento fa. Delta Warriors. No. Oh, cosa? I'm going to find a way out of here. Il principe! Che cos'è una bicicletta a motore con lo scappamento in fiamme? No, non è la lingua! Non è la lingua, è in bocca. Forse è la lingua. Sempre mantenendo il fatto. Sei... Lancer. Ho un infallibile piano in due step per impedirvi di farlo. Step 1. Ok. Che bulla. Toby, come ha fa... Ha utilizzato lo stesso programma per farlo? Ecco perché ci ha messo anni a fare questa demo. Che poi sembra un gioco più che una demo, ma... Perché comincia, cioè... È un progetto, ma... Quanto amore. Act. Item. Closure. Act. Lancer. Oh, check. 7 attacco, difesa 1. Not to call a spade, but it's a spade. Sì, è una carta, sì, lo vedo. No, non è abbastanza grande da guidare una motocicletta, quindi ha dato fuoco alla sua bicicletta. Ok. Minchia! Non posso... No, cazzo, che idea! Che idea, che design! Cioè, io non controllo Susie! Questa persona, questo mostro è buono, è solo stupido! Facciamogli un complimento. Per quanto strano, Chris non lo capisco. Hey! Hai visto? Hey! Dice Lancer che non puoi capire la differenza tra i suoi vestiti e il suo corpo. Sembra. Okay. Oddio, no. Che toro! È un gioco di parole perché è un modo di dire.
è un modo di dire per dire. Dire la verità su qualcosa anche se non è educato o piacevole, ok. Allora. Lancer cambia casualmente le marce per sembrare competente. E come funziona il combattimento? Hai capito. Ok. Sapete cosa mi ricorda? Shadow Tower. Oh, credo si chiamasse Shadow Tower. Forse non era. È un vecchio JRPG da successo zero. Warning. Addirittura. Oh, 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 I'm the bad guy. Cos'è quel tick? È per farti capire che sei in pericolo. Perché solo se colpisci. Wait, wait a second. Ah, beh, scusa. La tua bicicletta sta. Che sta succedendo in questo mondo? $40 Dark Dollars? Ah, è tornato. Oddio, è dolce. È puccioso. I'm Ralsei. Azriel. Susi. No. Infatti non a caso non mi era partito l'impulso. Azriel. Prince of Darkness, eh? Scusate, stavo anagrammando. No, scusate, stavo cambiando l'ordine delle lettere a Susie. It's ever so. Oh. Ale. La migliore ai parti. Anagrammare era giusto, ok. Grazie. Perché forse mi stavo confondendo con quello che è. Adesso sono troppo distratto per ricordarmi quei termini. Sono rincoglionito, perdonatemi. Mi tappo la bocca perché mi sto anche insultando troppo. Appunto, ma. Molto Wall-E questa animazione. Questo sprite, ma. Chris. Sono un principe, ma. Ah. Ah no, il cuore non era il tipo di attacco, era il cursore. Kindness 100, fluffiness, però non ha guts. Sono cose uniche. Dark world being has no subjects. Pacify, TP, turn points, spare a tired enemy by putting them to sleep, heal prayer, heavenly light, restore sanity. Ok, una cura è una sorta di spare automatico. Red scarf. Lightly magical fiber. Ok. Però continua.
Prima avevo confuso l'anagramma con le sigle, però non è il momento di correggersi. Questo è est, sicuramente, ma... Perché hai fatto un training dummy identico a te? Quanto poco... amor proprio! Va bene. Non credo serva, ma va bene. Ah, ok, anche il resto del party. Acting. Oh, hug Ralsei. Ok. Ok. Però attenzione, cioè noi avremmo potuto distruggerlo e intimorirlo, comunque deluderlo, fargli pensare che non avevamo capito, come succede con Toriel durante il tutorial di Undertale. Lui è sicuramente stato più bravo a convincere il nostro Chris di non uccidere, comunque. Ah, che se ovviamente non è esattamente qualcosa che viene spontaneo, visto che noi veniamo dal mondo reale e queste creature non sembrano mostruose, o spaventose, o pericolose. È stata Susie, la grande porta. Ah. Non è stata Susie. Chris, appena supereremo questa porta, la nostra avventura comincerà davvero. Try our best to get by. Questo Deltarune spinge molto sullo sparing, sul non combattere. Sì.
Sì, ma insistente il nostro rami laser. Ralsei. Atmosfera c'è. Uno stile unico, cosa? The Field of Hopes and Dreams. La hosta schermo appare. Enemy's Head. You're gonna die! Firmato Lancer. Wow! Field of Hopes and Dreams. Animato! Ragazzi, è incredibile. Incontri casuale? No, no, ha fatto. Ha sviluppato. Cioè, questo non è neanche a dire originale. Ha sviluppato Undertale sul prossimo step dei JRPG. Oh, cielo. Via, 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 via. Ah, si stancano, eh. E se lo attacco io? Posso prendere qualcosa, no? Ah, però l'ho spaventato. Rudin drew near. Act. Check. Ah, posso controllarlo, Lara. Allora è solo Susie che. Ok. Ovvio che posso controllarlo, ovvio. No, defend. No, con la. Che con l'animazione unica, con la sciarpa. Ok. Face my diamond cutter! Perché sei aggressivo? Posso premere qualcosa magari quando c'è quell'aura intorno al. Lecture. What? Ok. Ok, se premo Z non succede nulla. Zero esperienza, exp. E 41 Dark Dollars, continuano a chiamare. Ah, 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 Toby, ti sento, ti sento. Che imbecille. Lancer? Dov'è Susie? Lancer, dov'è Susie? Ok! Allora qui sotto, opzionale. Dark Candy. Ok. È una minaccia? Mm-hmm.
non si stufa. Però combattere è divertente. Peccato che... Ah, ti frego. Oh, cielo, due. Ok. The enemies? Ah. I'm just a normal person. Forte. E invece il convince? No. La reazione non era esattamente normale, però. Il convincere chissà che effetto ha. Magari lo potenzia o fa diventare più aggressivo. Ah, non era giallo. Ok. Ouch! Ma... Ok, ammazza quanti soldi. Cercherò comunque di combattere il meno possibile, specialmente con mostri già conosciuti. Design è... Mamma mia! I'm top chef! No! Ma come? No, ma... Stavo per dire anch'io che sembrava inizialmente Susie, ma come, da come l'ha descritta? No! Poverina! No! Certo. Key item. Key item. Mamma Shiba. Key item, eh? A master smith could fix it. Wow. Tanto mi beccherà, penso, perché non si scappa. Ah! Ah, non l'ho spaventato. Ah, ok. Rudin and Huffy. Va bene. Il fatto è che in teoria... Cosa? Wow, 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 wow. Wow. Ok. Il fatto è che più che altro la cosa particolare è che di gioco di ruolo, comunque, se noi venissimo feriti, sarebbe comunque istintivo reagire. Vediamo un po', dovrei difendermi per combattere velocemente, però sono curioso di sapere. X-Flatter. You order a Ralsei to flatter all the enemies. Ah, per quello c'era il cuoricino? Era un segno di... Wow, 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 wow. Hai capito te. Quindi è ancora più semplice, in realtà, perché ci ha permesso di saltare... Ah! Sì! Chissà se la nostra avidità non faccia male come le caramelle. Check the clock. In order to solve this puzzle, you have to hurry. Ah, vabbè, un po'... Ok. Ah! Ah! Ok. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, Cazzo, questa è... Noi non abbiamo... Ah, devo co... Certo, 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 c'è la corsa. Che scemo.
Ok, che scemo, stavo camminando, ecco perché non ci riuscivo. Mi ero dimenticato della corsa, mi ero... Fino ad ora? Ah, forse potevo anche scappare dai nemici, ma che pirla. Maze of Death? Ok. Behold! Preparatevi a perdervi, clowns! Mica quanto corriamo però, oddio. Vi siete già persi? Cosa sta facendo Susie? Oh, uno scrigno. No, vabbè. Cuteness up. Sì, lo sapevo che c'era qualcosa. Dolcissimo. Ok. The king left us no choice. Ah, ecco cosa ti può spingere a non voler combattere ancora di più. Il fatto è che in Undertale la pacifist e non attaccare il nemico era quasi difficile, no? Anche per il contesto. Comunque ti mettevano in grande pressione. C'era anche Papyrus rompeva parecchio le scatole, no? Con quelle sue battute, con quelle sue ossa, dicevi basta, molti meno. In realtà qua invece è quasi fargli del male più difficile. In qualche modo sei sopravvissuto al labirinto. Three Hathis blocked the way. E io sono agirò per dargli un complimento a tutti. Defend. Ah, non c'era, è vero. Era un'azione che dovevo fare con. Ah, difendiamoci. No, aspetta. No. Grazie. Mamma mia. Wow, attenzione. Però, eh. Hai perso, Lancer. Oh. Pensavo esatto che stessi scappando. Ok, Lancer. Cazzo! Può farcela?
si possono premere due tasti insieme. Dai, cazzo! Dai, che ce la fai! Dai, fermo, così! No? Non è che per caso abbiamo... Visto che non c'è un testo... Già, Susi, vero? Vaffanculo. Ah. Open sesam. Apriti, coriandolo. Sono così vecchio. Vieni con noi, Susi! Oh, l'hai fregata! Esatto, milady. Adoro quest'uomo. Ok, facciamolo. Forza. Dai che ce la facciamo. Dai che entra, ce la facciamo. Che male alle dita. Forse lo faccio in maniera troppo caotica. Dovrei essere semplicemente un pochino più tranquillo. Credo. Dai, ah no, aspetta, è un percorso. Che cretino. Ah, però devo farlo. Sì, insomma, è un percorso, ma devo essere... Devo incrociarlo per permettere... A lei non ne ha bisogno. Ah, sono sicuro che ne ha una voglia, lei. Ma cos'è quella roba? È una fish. Cosa? Sea round. Attacca violentemente. You recall... Ok. Compliment. Va bene. Ok. Ok. Va bene, niente pacifist, ragazzi. Abbiamo Susi in parte. Susi. Supponendo, credo che tu abbia perso quello che ho detto prima. Come eroi abbiamo il potere di creare un futuro pacifico. Quindi da ora in poi cerchiamo di evitare il combattimento, ok? Questo permette una genocide più pulita, però, perché i nemici sono tutti visibili. Cioè, è un miglioramento in tutto. È interessante. Hey. Hey, kid. Cosa, un tutorial? Sì? Sì, voglio un tutorial? Really? Lo state davvero comprando?
Ok. Cosa? Hall goals. Stop making tutorials. Rogue's card, Lord dei puzzle. Già l'avevo visto. Esatto, cioè, ok. With a mint. Oh, che palle! Pensavo che fosse una mappa. Donation hall. Ed ecco che la pacifist diventa ancora più interessante. Welcome, travelers. Dark Candy. Spooky Sword. Più due attacco. Amber Card. Black and Orange Weapon. Dark Burger. Sell. Ah! Possiamo vendere? Cosa costa, eh? Che mostro particolare, che bel design. Ma quella è Bunny, è l'anime che ama Alphys. Mio, come si chiamava? Sell weapons, non ne abbiamo. Sell armor, non abbiamo niente. Talk about yourself. Il mio nome è Sim, pronunciato Shawn. Shom. E questo è il mio piccolo Sim. Ah. Ok. Tempo fa gli oscuri vivevano in armonia con i luminosi, chiamiamoli così. Erano come degli dei per noi, i nostri protettori, i nostri creatori, coloro i quali ci diedero uno scopo. Poi un giorno siamo stati tutti rinchiusi in questa prigione. E i luminosi, gli illuminati, non tornarono più. Ok. Forse è veramente un'altra dimensione. Con uno specchio, con un simile destino. Però com'è possibile? La scuola che c'entra?
quattro re, ma recentemente uno strano cavaliere rosso. E tre dei re furono rinchiusi lontano. Cioè rinchiusi, non lontano. Il re rimanente ha messo lui e il suo strano figlio al potere. Questa terra non ha visto mai così tanto caos come ora. Ma non te ne devi interessare. We are legendary. Ah, quindi voi siete gli eroi che andranno a sigillare. Che sigilleranno la nostra fontana. Ah, buona fortuna. Non fa alcuna differenza per me. The power of the mean girls shines within you. Il potere delle ragazzacce. Oh, c'è Gaster qui dentro? Ah! Il mio intuito ha fallito. Well, ho, ho, ho. Cos'è quella? Che cosa vuoi dire con quello? Oh oh oh! È la mia risata malefica! Spaventosa, eh? Sembri. Suoni come un Babbo Natale bebè. Intendi in modo fico? Zitto. Wow. Pensavo che diventasse un mostro terribile. Ok, dobbiamo stare attenti a Susie, quindi. Jig sorry. Befriend warning. No. Il warning è per impedire a Susie di attaccare, immagino. Certo. Porca miseria, è Tori. Ah, sono stati già... Ok. Ok.
ok. Oh, ma non va. Ah, si spostano, ok. Quindi in teoria per fare più soldi. Dovrei difendermi con Chris e fare spare con Ralsei. Mazza quanto denaro, incredibile. Oh! Oh, Luke! Oh no! Let's read them. Si diverte! Ma perché ci pensate che questo Ralsei, questa Ralsei, questa entità LGBT+, Q+, non plus ultra alfa omega, è stata qui da sola tutta la vita. E però è normale che provi affetto e divertimento. Oh no, le istruzioni sono state vandalizzate. Dice: ah, non capirete mai come si fa. Ah, è il capo dei puzzle. Sì, però la mia domanda è... No, no, l'ho già capito, ma... È ovvio quello che devo fare! Volevo solo... sì. Me ne vado. Woohoo! Didn't take to impale myself. Viva, andiamo via. Ah, ti ho fregato, Toby Fox. Ho rotto il tuo narrative flow. Voglio sapere se si resetta. Sapete benissimo che magari c'è qualche trucchetto, no? Ogni tanto dobbiamo tornare indietro per controllare se possiamo aggiungere denaro. A meno che il denaro non scali appena. Monthly tutorial weekly. Weekly tutorial monthly. Ma che cazzo dici? What's TP? Ok. Toilet paper. Tension points. Ok. What? Really? Ok, e ora? No, questo è... Si scoprono le cose, allora. Field of hopes and dreams. Nemici. From the bottom, the order of our rooms in Card Castle. Infatti non lo posso sapere. Non posso saperlo, sono 4, le combinazioni sono troppe, non vale la pena rischiare per il gusto di rischiare a caso. Suka! Cambia qualcosa? No, basta non combattere. Questa è una costruzione fatta dagli esseri della luce, quindi. Oh! Ponman. Lullaby.
Warning. Suoni di Undertale. Ah, sono Tom Berry. Si è addormentata Susie. Come se fosse un nemico. Bel suono, di nuovo, no? Ehi, era spaventoso questo? Ti ha preso come modello, Susie. Oh. Stupendo. No, vabbè. No, vabbè. Oh, giusto. Ok. No, 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 non dovremmo. Blue person, you can choose. È vero, è viola, verde e blu. Neat paper, Lancer, labeled paper, crumpled paper. Quindi Lance, Susie e Ralsei. Cosa? Oh. Non ci credo. Merda. Cosa ho fatto? Great board. Sì, ma... non sto analizzando molto l'ambientazione perché mi lascio coinvolgere in realtà dal design, ma come mai questa scacchiera? Come mai questi pezzi da gioco? Cioè... oh, ok. Oh.
Via, 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 via. Oddio, quanti sono? Oddio, quanti sono? Oddio, troppi, 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 troppi. Ponments are scary. Tutto quello che fanno dopo tutto è seguire il re. Noi? Chris? Oppure intende il fatto che sono aggressivi per fermarci obbedendo il re? Strano salvataggio questo. Wow, quanta narrativa. Well, step on my boots. Lancer, che cos'è stavolta? Che c'è stavolta? Oh. Vi sto semplicemente avvisando. Oh, è lui. Questo? Questo è ciò di cui sei spaventato, Lancer? Non ti fa paura? Cosa? Oddio. Ah! Oh cazzo! È orribile! Ma come ti viene in mente? Act! K-Round! C-Round, K-Round! Check! Deep Bow! Warning! Warning! Ok! Due danni. Ok, una boss fight. Deep Bow. You and Ralph say bow it. Ok. Lei si diverte, giustamente. Viene in mente. Cosa? Si è abbaffato? Esatto. Oh. Attenzione. Ci siamo, ci siamo. Eccolo. Sì, non grazie già. Vero? My axe. Ok.
Oh. Cakes are also my enemy. Ah, anche Ralsei adesso è stuccato. Susie, sente, esatto. Non diventare un villain. Non diventare un villain. E se io avessi ucciso tutti i nemici? Se avessi ucciso tutti? See you guys never. Cazzo. Chris. Forse non avrei dovuto essere così duro con lei. Cosa potrebbe succederle? Ehi, questa è la stanza di Sans. Forest entrance. Thingamajig for you. Ah, ok. Quella nera. Salutate YouTube in chat, ragazzi. Credo che questa schermata sia perfetta per fare